quello che stiamo comunicando su Facebook, nel senso che con i rapporti con la stampa in questi due giorni sono usciti articoli sulla Repubblica, sul Corriere, sulla Gazzetta, in radio, ne hanno parlato ieri in Rai, noi andremo, domani ci hanno invitato anche a Rai 3, a Buongiorno Mattina, a parlarne lì personalmente, insomma. I media ci stanno tranquillamente accompagnando non solo da questi giorni, ma anche probabilmente c'è stato qualche ritardo dal punto di vista diciamo della gestione interna, con qualche locandino in meno eccetera eccetera, ma Andrea è una città comunque abbastanza difficile perché quando abbiamo organizzato il festival uno degli obiettivi era proprio quello di svegliare un po' la città. In che senso svegliare la città? Noi abbiamo questa situazione che sono da 7 anni che è chiuso un teatro, Andria 110.000 abitanti non ha un teatro da 7 anni e soffre di questa cosa qui. Monti c'è un parterre che comunque frequenta i vari teatri limitrofi, altri invece che sono ignari del teatro. Però c'è una contrapposizione assurda, cioè che Andria è conosciuta da 18 anzi, quasi da 20 anni come la città del Festival Castel dei Monti, quindi è un'assurdità, nel senso che il pubblico, quello che non conosce il teatro, vi posso assicurare che comunque non frequenta il Festival Castel dei Monti. Quindi l'obiettivo di andare all'interno dei locali, di fare spettacolo all'interno di locali più vicini al pubblico, a quella fazione di popolazione che usualmente non frequenta il teatro, era anche questa qui. Quindi da una parte prendere comunque gli abbonati, che abbiamo prontamente contattato perché avevamo già da un paio di settimane abbiamo fatto questo lavoro, cioè quello di contatto. Benedetto, che è il responsabile della biglietteria, ha prontamente contattato tutti i 400 abbonati, dove sono lo scopriremo in questi giorni, in più la questione di entrare all'interno dei locali e quindi quasi di creare una sorta di violenza a quelli che magari la gente che ovviamente sta lì solo per mangiare magari inizia a masticare un po' il teatro.